Ciao a tutti. Buongiorno. La controscotta è un sistema barbaro per fare il barbero, per Barbe. fare il barbero. È un sistema barbaro per fare il barbero, alla fine è quello. E in molte classi però si usa tanto. Perché si usa la controscotta? Sentiamo, Pietro. Perché non c'è possibilità di avere il barber, Perché non hai il magari, barber? perché non hai il barber. Direi E senz'altro questo. Cioè, se esatto, puoi avere quindi il se puoi barber, avere il barber, metti il barber. abbi il barber. Non usare Non la usare controscotta. controscotta. Non potendo avere il barber, Ah, per proprio i più. La controscotta sarebbe la scotta sopravvento. Cioè l'utilizzo della Esatto. scotta sopravvento. Ormai siamo abituati a parlare con della gente talmente brava che non le diciamo più queste cose. Però magari c'è qualcuno che Il dice ti barber non è quello cacchio che la ti taglia i controscotta. capelli, ma è Esattamente. È quella quello che linea che ti invece porta ti tira dentro, dentro. che ti tira Vabbè, ma dentro. adesso basta, adesso è finita la parte divulgativa, adesso Esatto. parliamo, esatto, seriamente. Da parte di tutto, la controscotta è un sistema barbaro, perché chiaramente, diciamo, la bugna è normalmente più indietro rispetto all'albero, quasi, Esatto. anche se è un fiocco, diciamo che le crocettelline non vanno più tanto di moda, No, tanto per usare infatti. un eufemismo, per cui normalmente la bugna di fiocco è più indietro rispetto a trasversale l'albero, diciamo. Per cui questa controscotta ha sicuramente il problema che tende, quando tu la tiri, tende a tirare in avanti la pugna. Esatto, Molto spesso la sicuramente. tira anche in alto, molto Molto spesso. spesso, sì. Quindi ha questi due problemi che non sono da poco. Perché? Beh, perché noi vorremmo, con il barber, noi quello che vogliamo fare è semplicemente portare la vela così Bravo, come che volevo l'abbiamo dire, bravo. regolato, Esatto. vogliamo semplicemente Dentro. portarla dentro, cioè con Dentro. diminuirgli l'angolo relativo alla linea centrale Esatto. della barca, per cui traslarla, diciamo, in maniera, tra Esatto. virgolette, rigida. E diciamo che l'ideale nostro sarebbe di poter fare questa cosa senza muovere il punto Il punto di di scotta. Esatto. 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 Ci piacerebbe tanto farlo. La verità è che anche nell'uso del barber molte volte alla fine influenza anche lui il punto di scotta, però quando vi dicevo che comunque il punto di vincolo del barber deve essere il più lontano possibile, era appunto per Esatto. minimizzare, diciamo, questa influenza sul punto di scotta, perché sennò tu praticamente se devi fare due regolazioni in sincrono, cioè tutte le volte che devi regolare una cosa devi regolare anche l'altra, tutto ciò Sì, non funziona diventa più benissimo. difficile, oltretutto si Esatto, perde tempo, perdi normalmente tempo uno deve e non lascare ti viene una mai per cazzare uguale. l'altra. Esatto. Esatto, non ti viene mai uguale. Questa cosa del barber, che è molto limitata dal punto di vista del barber, dal punto di vista della controscotta, diciamo, si amplifica in maniera notevolissima, nel senso che questa controscotta appunto tira molto in avanti. Quindi tiri controscotta, cosa succede? Ti si ingrassa, in primo luogo ti si ingrassa molto la base della vela, tende ad ingrassarti in molto la base della vela. Cioè, chiaramente ti va un po' in dentro sicuramente la bugna, Chiaro. però ti si ingrassa molto la base della vela, quindi tu per compensare devi portare il carrello molto indietro, Esatto. parecchio indietro, quindi la tiri così. Quando diciamo la vela viene tirata in dentro, spesso il passaggio sull'albero, succede che il passaggio sull'albero sia più in alto, per cui ti tira Esatto. anche, quindi ti apre anche la balumina, per cui questo vuol dire che tu, avendo già portato indietro il carrello e avendo tirato la controscotta, eccetera, l'unico altro controllo che hai è la scotta stessa, la Esatto. scotta principale stessa, quindi devi cazzare anche un po' di scotta. Quindi Esatto, viene una roba con, diciamo, un triangolo tirato da tre punti a cannone esatto. Esatto. che va bene, per carità, rimanerebbe solido, però insomma, certamente non è proprio Sì, l'ideale da un punto di vista esatto. tecnico. Diciamo uno C'è cioè, delle deve tensioni esagerate per Esatto. tirare quasi niente. Cioè, per una bugna che si terrebbe magari con Esatto. tipo 10 kg, tu ce ne metti 50 su tre Esatto. punti, esatto, che tirano male. Per cui appunto è ovviamente come si dice, una cosa, un sotterfugio, non so come dire, che ha ovviamente in parte i suoi vantaggi, ma che poi deve essere compensato da malregolazioni, diciamo, in altri sensi, o appunto tirar Certo. troppo, eccetera, e mettere anche, tra l'altro, sotto forti stress tutte le componenti meccaniche che sono coinvolte. Esatto. Allora, quindi consigli da dare per la controscotta sono, in primo luogo, uno stupido,
utilizzate, fate il passaggio sull'albero sempre allo stesso punto. Cioè, quindi se vedete che la controscotta si incastra sotto una cosa, sopra una cosa, mi viene in mente, che ne so io, un gancio, un attacco di un tangone, quel che è, dovete metterla sempre, aver cura che tiri sempre nello stesso modo, se no vi cambia la regolazione. Quindi potete farvi anche un segno se siete di quelli che sono, diciamo, tendono a utilizzare tanti segni, cosa che spesso Che è funziona bene, giusto, sì. soprattutto su certe barche funziona benissimo. Ricordatevi che il passaggio, il percorso che fa la scotta deve essere sempre chiaramente identico, se no vi cambia tutto. Seconda cosa, diciamo un po' più a monte, dovete controllare di avere il punto di scotta nella posizione giusta. Se volete Esatto. usare la controscotta, non potete avere la bugna né troppo bassa, appunto per il fatto che se no ve la alza troppo, quindi dovete dare troppo, vi apre troppo a balumina Esatto. quando date la controscotta, e neanche troppo indietro, perché a volte conviene sacrificare leggermente diciamo, la lunghezza della base della vela, quindi anche Esatto. l'LPG, quindi una misura di stazza che magari è massima, conviene sacrificarla per utilizzare più controscotta. Esatto, per cui magari usare una vela un filo più piccola, si Appena parla più sempre piccola, lì di certo. centimetri quadrati al massimo, Sì. Però. però una vela un filo più piccola che invece diventa più efficiente, per cui permette di Certo. stringere di più, perché ovviamente l'angolo relativo tra la vela e il vento, diciamo, resta più o meno lo stesso a parità di regolazione. E se noi riusciamo a portare dentro la vela, vuol dire che noi possiamo fare un angolo con il vento migliore, per cui Migliore, tutto poi quello sì. che portiamo dentro si Sì. Poi traduce in angolo migliore. le regolazioni, le forme di vele nuove, diciamo, che consentono normalmente di portare i punti un po' più interni, come si facesse un tempo, per cui barche tipo il 420, mi viene in mente, 420 ha proprio il punto di scotta, in realtà sbagliato, cioè è proprio troppo esterno, no? Per cui tu devi comunque utilizzare la controscotta, in tantissime situazioni devi utilizzarla. Quindi, insomma, il 420 ha una posizione proprio sbagliata, per cui, insomma, sarebbe tanto bello che le regole di stazza ti consentissero di mettere il ponticello un po' più interno, sarebbe più semplice, però comunque in Esatto. effetti la controscotta è sempre una cosa da imparare a usare, Esatto, di figurati emergenza giovani. o in alcuna occasione può essere usata e può essere È una delle regolazioni una più regolazione che appunto permette di fare anche la differenza, dai. sì, anche la differenza, Sì. temporaneamente stringere di più, se magari Certo. possiamo sacrificare qualcosa, Certo. vogliamo stringere, stringiamo di più con la controscotta sacrificando in altri modi. Certo. Quindi basta, quindi voglio dire, sempre molta attenzione alla geometria, quello che conta è la posizione finale della bugna, sempre nello Esatto, spazio, non esatto. conta come la ottieni, conta la posizione finale della bugna nello spazio. Eccessiva difficoltà è sempre peggio rispetto ad avere un po' meno superficie di vela. Questa è una convinzione mia incrollabile, cioè se voi avete una regolazione importante che diventa più difficile per il solo fatto che dovete massimizzare la superficie della vela, vi conviene avere la regolazione Esatto. che funziona meglio con la vela leggermente più piccola piuttosto che viceversa. Qualità anziché quantità. Devi Qualità invece che quantità, usare meglio i metri quadri di vela che abbiamo piuttosto che cercare di assolutamente, averne tanti e poi è non molto riuscire più, ad usarli esatto, bene. è molto più determinante l'angolo della base della vela, eccetera, piuttosto che il fatto di avere qualche centimetro quadro in più, che però magari vi dà un flusso non ottimale sulla Esatto. superficie. Grazie, ciao, buona serata. Ciao ciao!